Dai. Niente. Otto mi costringe a fare le intro. Non è vero. Non dire così. Ciao, Otto mi costringe a fare le intro. Allora, salve ragazzi e bentornati in una nuova parte di The Cave. Vi avevamo lasciati con non so perché mi ha fatto rinascere qui, però insomma, avevamo appena aperto la porta enorme gigante di metallo con i gemellini Hansel e Gretel e dovevamo portare la barchetta avanti. Quindi andiamo avanti. Otto è tanto cattivo. Oh no, non sono cattivo. Tutti crotei. No, non è vero. Tutti crotei. No, dai. Ti sto facendo fare il video tutto con il tuo pupazzo. Ah, ecco, vedi, avevi ragione. Bisogna portare su la barca con la mongolfiera. Momento di Sì, un attimo di. Ok, momento di silenzio. Ecco, silenzio. momenti imbarazzanti. Vieni anche tu, partecipa anche noi, anche tu a momenti imbarazzanti. Ok. Io comunque proporrei di fare dei video con il meglio del Il meglio del peggio. Sì. esatto, dei momenti che abbiamo registrato. Sì, infatti, di un po' tutti i video che abbiamo fatto, perché insomma, uno peggio dell'altro. Segnalateci. Segnalateci I'm finally getting off i momenti this su. island. I think I've got everything I need. Shove off any time. I knew he was going to be trouble, right here in Island City. Trouble with a capital Ragazzi, io T, amo which la rhymes with caverna. P, Io which stands voglio la for caverna, voglio la voce della caverna. Sì, infatti devo scoprire chi sia il doppiatore. Okay, that didn't quite Commento che work. But in he's verità still non è una caverna, è un trouble with a bellissimo capital luogo. H, which Vero, stands ma for anch'io hermit. ne avevo il sospetto, sai? There, much better. Pensa che Let's go! No more per avere island una voce così time to bella, calda e profonda pagherei leave! oro, perché cioè c'ha una voce fantastica, dovrebbe fare tipo lo speaker radio farà, penso, perché cioè è fantastico. Si scioglie in brodo solo per la voce. Sì, infatti, cioè quello ti dice, se ti dice Ehi, qualcosa. scappare. Sì! Eh sì, sono tu, così. Solo per la voce. Allora, insomma, io adesso il mio obiettivo è. Io darei un nome anche alla caverna. Comunque, Let's alla voce go! della No more caverna. island, time Perché, ragazzi, to per chi se lo leave! fosse perso, praticamente il mio obiettivo adesso è riuscire a levare il naufrago rompipalle dalla barca, perché i posti sono solo tre e lui non ci sta sulla barca. Quindi, boh, cosa devo fare? Ma non ci sta sulla barca, cioè. Devo levarlo dalla Let's barca, in poche get a move parole. on. I've shut off the stove and stopped the paper. I'm not forgetting anything. Time to shove Andiamo con off la scatola and di get back to biscotti. civilization. Time to cast off. Ma non ho I've got capito, cioè, everything I cosa gli devi need, I dare? think. No, non gli devo dare nulla, devo trovare qualcosa che lo convinca a lasciare la barca. Ah. Quindi lasciarlo ancora sull'isola, poveraccio. Esatto, devo abbandonarlo nuovamente sull'isola. Povero Robinson Crusoe. Proprio Robinson Crusoe, cioè. Il cane. Ma è vero, c'è tutto sto casino, poi si è dimenticato il Esatto. cane. Non si abbandonano gli animali, questo è un messaggio serio. Vero, non si abbandonano gli animali. Che la nostra Kitty è animalista, vero? Sì, Vabbè, dai, cioè, allora. si schiaccia, cioè, se vedo una formica la schiaccio, non è che sto lì, oddio, una formica, cioè. Sì, anche questo è vero. Ma se io do. Allora, posso provare a dare l'osso di prima al cane e vedere se magari mi segue? Giusto, Però. avevi il femore. Però l'avevo lasciato perché la scatola di biscotti mi piaceva. Ha detto sono un ciccione, mi prendo i biscotti, Hai quindi. provato a darlo al pappagallo? Cosa, i biscotti? Proviamo. Boh, sì. Pappagallo. E ora? Flop. Ho il pappagallo sulla spalla di Ansel. Sì, E cosa ci che faccio? figata. Ecco, come lei che ha il suo piccolo pupazzo sulla spalla, uguale. Ha rubber sulla spalla.
Se lo chiami ancora rabbia, io me ne vado. No, dai, scherzo. Scherzo. Ok, ora ho un pappagallo sulla spalla. Cosa ci devo fare? Boh, prova. Intanto vai a recuperare l'osso. Giusto, devo andare a prendere l'osso. Ok. Lo sappiamo che ti vuoi buttare giù, cioè. Sì, ci provo sempre. Qui c'è la solita cosa che ormai sta sotto a fare i motori. Ok. Ho preso l'osso. Lo porto al cane? Sì. Portiamolo al cane. No. Il cane andrà sulla spalla di Gretel. Può darsi, tipo metto il pappagallo su una spalla destra di Hansel. Il cane sulla spalla sinistra di Gretel e andiamo così. Proviamo. Lo sapevo io che scappava. Ma vado a riprendere il pappagallo. Only three seats on the boat. Ma la scatola è lì. Sì, l'avevo lasciata qui apposta. Oh. Vediamo che succede adesso. Andiamo a sculettar. Ok. Ci siamo. Sì, cagnolino, osso. Stiamo facendo rumori molesti. E alla fine quindi forse perché c'ha il pappagallo non può venire. Ma scusa, sto cercando. Tramite sottotitoli direi che c'è il pappagallo che sta facendo bau, ma solo perché lo dice il sottotitolo, a me non mi sembra che stia abbaiando, però. Ah, ho capito, adesso porto il pappagallo dal tipo che sente l'abbaiare del cane, si ricorda del cane e se ne va. È giusto. Per logica. È intelligente, non ci avevo pensato, io ero troppo scioccata da quel dialogo. Sì, sì. No, culturale. I forgot my dog. Ecco, infatti, be back in a flash. Don't leave without us. Spooky gets his own seat, so someone will need to swim. Sì, sì, sì. Oh, bene, lui se n'è andato. Via, ragazzi, veloce, cioè veramente. Ma il pappagallo? I mongoli non sanno salire. No, 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 no. Mongoloide di... Ah! Perché? Ma se lo magnassero i squali. Ok, perfetto. Ok. Oh, ora Monaco, fa vedere che tu sei più agile. Bravo. Il pappagallo. I'm no lawyer, but maritime law clearly allows for the abandonment of annoying hermits. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. I do wonder if any lessons have been learned this evening. Maybe by you and me, but I fear not by them. Well, we shall see soon enough. Bene. Abbiamo abbandonato quel poveraccio alla sua sorte. E vabbè, ma tanto ormai non che avessi un futuro davanti. Quanto è bella l'ambientazione di questo giochino. Sì. Oddio, no! No, devo... No! Gardaland! Gardaland? Andiamo. Riservato allo staff. Di là c'era un cartello con scritto riservato allo staff. Ah, aspetta, andiamo a vedere, io non l'avevo notato. Riservato allo staff, eh? Niente, una porta chiusa. E beh, tu non sei lo staff. No, non sono lo staff, decisamente. Andiamo avanti a vedere a destra. Ah, ma sono tornato all'inizio. Che va? Well, quindi... you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. Ma è finito? You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter.
We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key. No, devo di nuovo andare a prendere tre souvenir come ho fatto nella prima parte, in pratica. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Ok, allora devo prendere di nuovo la chiave. So, andare a trovare tre souvenir da sostituire a quelli che lui sta usando. E quindi, non so, forse finisce il gioco. Vediamo. Yuppi! Giù! La bambina impiccata. Così, poverina. Staccati! Ok. Loro che mi seguono. Giustamente. Eh sì, vedi, il pezzo dell'inizio dove c'è il pozzo. Qui sotto ci saranno. Vedi, qui sotto ci sono le macchinette per. Per tristezza. Potevi andare giù, ma. Non ci posso andare. Tira la... No, non c'è nulla giù, guarda. Ah, sì, sì, sì. La leva è finta, non funziona. Tarocca. Tarocca, sì. Devo andare a sinistra. Probabilmente dovrò fare il giro dell'altra volta. Ok. Ah, vedi, stanno smontando tutto, non ci sono nemmeno più gli spuntoni a terra. No, stanno chiudendo, come ha detto. Stanno chiudendo. Vedi, guarda, manco più la campana. No, che tristezza, la nostra che... No, stanno smontando la nostra... Forse scopriremo chi è il tipo della caverna. Sai, è vero. Ah! Che è qua? Io mi ero buttato tranquillo che mi ricordavo ci fosse l'acqua. Giù, a destra, Ah, sì, giusto, brava. Non l'avevo visto. Ok, qui. Quindi scendo. Ci sono i... È vero, qui nella prima parte c'era da raccogliere la dinamite. Vediamo se devo farlo ancora. Non gli sta più niente. No, niente più dinamite. Sì, sta finendo. Quindi anche se magari il video dura un po' più del dovuto, ce lo finiamo tutto quanto stasera. Sì, se sta finendo, sì. Se non sì, ci mettiamo 30 anni. Beh, sì, vediamo se non dura più di mezzo. Oh, ma guarda chi c'è. Ti ricordi? Ciao. È quello... È quello che mi tirava la dinamite nell'episodio della miniera. È contento, vabbè. Gli ho rubato un pezzo di una pepita enorme che è più grande di Hansel, vedi? Cioè. Carino, Hansel. Hansel e Gretel. Ah, giusto, aspetta. Prendiamo un altro di loro due che probabilmente c'è da prendere un altro oggetto. Vediamo qui. Oh, ah, qua c'è la pazza che mi sparava. Adesso è in relax. Sì, con i piedi appoggiati sul suo fucile. Fantastica. Sì, 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 sta proprio bella. Mi sta venendo un po' di tristezza. È vero, cioè sta finendo The Cave. No. Un gioco che ci ha accompagnato per la bellezza di... Oddio, non mi ricordo quante parti. Il problema è che dopo devi trovare un altro gioco. È vero, devo trovare un altro gioco. Anzi, ragazzi, approfitto. Se per caso avete dei giochi da consigliarmi da fare insieme a Kitty, liberissimi di farlo. A parte The Moon, che non va tanto bene. È vero, uno di voi mi aveva consigliato di giocare To The Moon. Però purtroppo... mi dà qualche problema nel registrarlo, quindi se ne trovate un altro, ben venga. Siamo aperti a tutti i vostri consigli. Ya ya. Ok. Gente, forza e coraggio. Forza e coraggio, avanti, ancora state lì? Non vi vedo scrivere. Ehi tu, tu lì con quella patatina fritta, lascia la patatina e scrivi sulla tastiera il gioco che mi devi consigliare. Ma cosa stai dicendo? Okay. Altro che Paolo Fox. Sì, sì. Io vedo e prevedo ogni cosa. Sì, proprio tu, stavo parlando di te. Tu, tizio, che stai mangiando mentre mi guidi e mi guardi e mi senti. Oh.
Allora vorrei approfittare per ringraziare tutti quelli che ci hanno visto. Well, saluto tutti quelli che mi conoscono, saluto la mamma, saluto il papà, il cane, il cane, anche il criceto Toby. Mia nonna, mio nonno. You've outdone yourself on this one. Hey, it's not stealing if they didn't see you take it. Am I right? There you go. Sì, sì. Andiamo avanti. Perché c'è il veleno per topi? Vabbè. Perché il loro desiderio. Perché sono i gemellini? Perché un... forse bisogna farne una alla volta, capito? Vediamo cosa. Magari c'è un finale per tutti e tre, vediamo. Che non posso proprio selezionarli gli altri per il momento. Io comunque avrei tagliato il video e fatto l'altro il finale. Cosa? Io avrei tagliato il video e poi avrei fatto questa parte come finale. Ah, ormai. Una famiglia si riunisce per cena. Una cena fatale, ecco. Praticamente loro hanno avvelenato la zuppa, però si sono avvelenati anche loro e sono morti tutti. Bel finale per i gemellini. Ma che stupidi. Cioè, vabbè, quando si dice vissero tutti felici e contenti. Insomma, ok, vediamo la storia del cavaliere. Oh, that is very nice. I don't think its rightful owner will miss it much. Here you go. Guardalo fiero che corre con la spada. Yeah. Sì, sì. Io ho la spada e tu no, e tu no. Così. Tu probabilmente nel gioco avresti la bambolina di così di Rufy. Anzi no, avresti il rospo di Naruto. Nel peso di 7,5 kg. Ok. Basta. Okay. Ci salverai? Davvero nei guai? Caduta di un regno, insomma, ha fatto morire tutti. Ha fatto morire tutti, lui compreso, vedi, l'ombra bruciacchiata è lui. Ma ricordiamo che lui non era un vero cavaliere. Sì, vero, aspetta. Lui in realtà era... Esatto, come potete vedere da questa immagine, ha trovato un cavaliere morto, in pratica, gli ha rubato l'armatura. Quindi... Poi secondo me è anche una donna, non è neanche un ragazzo. Ah, potrebbe anche essere. Andiamo alla storia del monaco. Il nostro monaco. Splendid, that will look nice on the shelf. Taking the thing someone else desires most was a stroke of genius. There you go. There you go. E la storia del monaco? Ma. Minchia, che scala lunga. Lunga. Fuori di sé. Ah, gli ho attaccato la testa del drago con grazie, un calcio. Ce l'ha fatta. L'oscuro maestro. Ha rotto. Sì, ha rotto tipo... Qui li rompe. No, capito. Sta distruggendo il tempio dalla rabbia. E poi lo cacciano, perché vedi, l'hanno cacciato. Insomma, anche lui ha fatto una finaccia. Cioè, non ce n'è uno che ha fatto una buona fine su sto gioco, È la vita. Well, you might think of this evening as a failure, but it was not. True, our friends did not learn the lessons they were meant to. They're destined to choose Madonna. A path that can lead only to misery and disappointment. Not to mention a few lawsuits and possibly an embarrassing reality TV show. But I know you will leave here tonight with a new perspective on the choices to come. Someday, you yourself shall explore my mysterious depths. And when we meet again on that journey, I am confident you will make the right decisions. Because I am the cave. The cave. No! No, ragazzi, è finito The Cave. Ci sono proprio i titoli di coda. Bene, io allora su questi titoli di coda vi ringrazio tutti per aver seguito questa serie fantastica e divertentissima, di cui le ultime puntate le ho fatte insieme alla mia cara amica Kitty. Un saluto a tutti, ancora grazie e un ciao da parte mia. Un ciao da parte di Kitty. Non è giusto. Non è giusto, è vero.
Vi ricordo di consigliarci qualche gioco se veramente avete qualche idea da poter fare insieme. E ciao ciao ragazzi. Ciao. Arigato. Arigato.